Registro pazienti è una modalità con cui noi arriviamo a sapere quanti sono e che caratteristiche hanno i pazienti su tutto il territorio nazionale, perché un registro di malattia deve essere un registro nazionale, e diciamo è uno strumento col quale è poi possibile fare diverse indagini. Indagini essenzialmente epidemiologiche e di storia naturale della malattia, e anche forse in certa parte di risposta ai farmaci, in quella che noi chiamiamo la real world evidence, cioè la situazione in cui il paziente è nella sua realtà. I registri di malattia devono cercare di essere più pervasivi possibile sul territorio e deve esserci un'adesione anche, diciamo, spontanea dei pazienti. Un altro punto importante dei registri è che naturalmente le informazioni che si raccolgono nei registri devono essere anonimizzate perché bisogna rispettare, tra virgolette, la privacy dei pazienti e quindi i dati che sono contenuti nei registri non devono essere accessibili a tentativi, diciamo così, di hackeraggio o cose. L'altro punto è che naturalmente in Italia sono state fatte delle leggi molto stringenti su questo problema della privacy, che naturalmente devono essere rispettate. Esistono poi diversi tipi di registri, quelli che, diciamo così, contengono solo i dati anagrafici o fissi a un certo momento nella storia del paziente, o registri invece più dinamici che possono anche, diciamo, contenere l'evoluzione di ogni singolo paziente nel tempo e quindi di valutare il complesso, l'andamento, la storia naturale della malattia in maniera molto più precisa. Per i pazienti affetti da miastenia gravis, in Italia non esiste un registro nazionale. Esistono degli archivi di pazienti che sono tenuti presso gli ospedali, gli istituti, i centri di ricerca che hanno interesse su questa malattia e quindi sui pazienti. Quindi manca totalmente questo aspetto, cosa che invece è presente in molti paesi europei. E quindi questo rende anche così difficile la comparazione di molti dati, ad esempio quelli epidemiologici, che ne so, tra noi e la Francia, tra noi e la Svezia. In alcuni centri si sono strutturati degli archivi, ma spesso questi archivi sono gestiti con grandi difficoltà perché non c'è, diciamo così, un funding specifico per questo tipo di attività. Per quanto riguarda la miastenia, io ritengo che sia necessario arrivare a costituire questo registro nazionale e in effetti da qualche mese stiamo lavorando a questo scopo. C'è stata una condivisione in una riunione la scorsa primavera proprio su questo aspetto, questo problema, e quindi è possibile attualmente arrivare a costituire un qualcosa che sia un contenitore per ospitare questo registro, che sia anche, diciamo, tra virgolette, svincolato da quelle che sono le proprietà dei centri di ricerca, di ospedali, perché poi i dati in effetti sono posseduti dai pazienti, non sono di proprietà delle istituzioni, e questo è una cosa abbastanza difficile da far capire alle istituzioni, ai medici. Forse i pazienti dovrebbero essere più consapevoli, diciamo, del loro ruolo in questo senso. Immaginiamo di avere una grande torta in cui ci sono tante fette, ciascun paziente fa parte di una fetta, quindi vede una cosa parziale e nel rapporto con i medici che seguiranno il registro potranno invece vedere l'aspetto più generale, capire quali sono le possibilità, le differenze di dove, diciamo così, il paziente sta.
Questo è un problema molto importante per l'Italia, dove abbiamo 20 sistemi sanitari regionali, non tutti allineati sullo stesso, diciamo, percorso nella diagnosi e la cura dei pazienti. E quindi la prima ricaduta di un registro nazionale è di mettere a sistema, ad esempio, la diagnosi e la cura dei pazienti, perché è chiaro che questo tende all'omogeneizzazione. Il registro contiene dei dati che sono molto importanti e che servono per valutare l'efficacia delle terapie, delle procedure che noi facciamo e che quindi ci consentono anche di fare una valutazione sull'efficacia di quello che stiamo facendo. Un'altra ricaduta per il paziente è anche quello di manifestare quelle che sono le necessità del paziente stesso, perché è una sorta di contenitore nel quale riceviamo sia dati, diciamo, attuali, sia dati di necessità. Quindi questo è un altro aspetto estremamente importante nella ricaduta col paziente. Il registro dei pazienti può anche essere utile a livello istituzionale per avere, come dire, un monitoraggio della situazione delle malattie e quindi anche di poter fare delle scelte sul piano, diciamo, gestionale della malattia stessa, nel breve e anche nel medio periodo.